E adesso coppia, una delle coppie favorite per il successo finale, Aliona Savchenko e Robin Solkovic. Coppia tedesca, allenata da Ingo Steuer. Comincia con il piede sull'acceleratore per questa coppia che all'inizio del mese di febbraio era la coppia numero uno al mondo. E sono i campioni in carica, difendono il titolo di Mosca del 2011, argento a Torino del 2010, bronzo olimpico a Vancouver, oro a Los Angeles, oro a Göteborg nel 2009 e nel 2008, questo a livello mondiale. Aliona Savchenko, che è ucraina di nascita, tedesca adesso di passaporto dal 2000, fino al 2000 ha gareggiato per l'Ucraina. Ha conquistato due mondiali juniores. Programma corto sottolineato da Hans Zimmer e la sua interpretazione personalissima di Angeli e Demoni. Mentre sarà un omaggio a Pina, celeberrima coreografa immortalata nell'ultimo film di Wim Wenders, nel loro programma Libero, con la interpretazione di Thomas Heinrich e la coreografia del loro allenatore Ingo Steuer. Esercizio meraviglioso a Aliona Savchenko e Robin Solkovic. Se c'è una coppia favorita è quella della Germania. Aliona e Robin come un sogno tra le bandiere della Repubblica Tedesca. Eccoli qua, abbastanza somiglianti per la verità, forse più Solkovic che la Savchenko. In ogni caso bellissimi da vedere. Steuer che li accoglie alla uscita dal ghiaccio, raccoglie un peluche. Aliona Savchenko, lancio di qualche
appassionato. Highlights con musica di Angeli e Demoni per questa coppia che prova a vincere il quarto titolo mondiale. Sarebbe il quarto titolo in 5 anni, come abbiamo detto, solo nel 2007, nel 2009, pardon, è sfuggito il titolo mondiale. A proposito di titoli mondiali, la nostra reginetta del ghiaccio, Carolina Kostner, non perdetela domani. Collegamento in diretta a partire dalle 12.30 per il programma corto femminile. Nell'ultimo gruppo pattineranno Valentina Marchei e appunto la nostra Carolina Kostner, che da campionessa europea in carica insegue il podio mondiale già conquistato nel 2011 alle spalle di Miki Ando e di Yuna Kim. Vediamo il punteggio per Aliona Savchenko e Robin Solkovi: 35-74 più 32-82 di presentazione, 68-63, si avvicinano al loro miglior risultato stagionale. Basta e avanza comunque per sistemarsi al primo posto e per guardare tutti dall'alto verso il basso in quello che promette di essere un altro inseguimento alla quarta medaglia mondiale, al quarto oro mondiale in 5 anni.